Ciao a tutti ragazzi, siamo qui allo stand di Samsung che ha presentato i Tab S3 della linea Galaxy e il Galaxy Book. Qui siamo allo stand dove abbiamo il Tab S3, in questo caso nella sua configurazione con tastiera cover e anche la S Pen posta qui di lato. Questo è il tablet con un bellissimo schermo, infatti è un 9,7 pollici Super AMOLED con risoluzione 2048x1536, quindi praticamente 4 terzi. Essendo ovviamente un Super AMOLED, vi dico subito che i colori sono belli pieni, saturi, molto piacevole da guardare. La particolarità, visto che punta forte sulla multimedia, è che ha 4 speaker. Questo perché a seconda dell'orientamento in cui vediamo un contenuto, lui riuscirà a produrre un effetto stereo sia in modalità verticale sia in modalità orizzontale. All'interno troviamo un processore Snapdragon 820 con 4 GB di RAM, quindi anche in quanto a potenza se la cava abbastanza bene, pur non avendo l'ultimo modello dei processori di casa Qualcomm. Monta al suo interno preinstallato Android nella sua versione 7.0, ve la faccio vedere subito. Quindi abbiamo Nougat, ovviamente personalizzata con quella che ormai non è più la TouchWiz ma con l'interfaccia proprietaria di Samsung. Vi faccio vedere anche la S Pen, che è, diciamo, la caratteristica principale di questo tablet, perché come ci si avvicina spunta il pallino qui della S Pen, e abbiamo tante funzioni aggiuntive tra cui scegliere. Si può creare velocemente una nota, guardare tutte le note, selezionare in maniera smart una porzione del testo, fino alle ultime novità tipo questa Glance, che praticamente adesso nella schermata home non è attivabile, ma tipo entrando già solo nella galleria e riandando qui nel menu della S Pen, praticamente rimpicciolisce l'app in un angolo, in questo caso in basso a destra. La si può spostare in vari angoli e poi semplicemente avvicinandosi si riapre l'app, che però è completamente funzionante finché la penna rimane nei paraggi. Appena noi ci allontaniamo per un po', l'app ritorna a rimpicciolirsi nell'angolo, quindi una funzione nuova. Non abbiamo ben capito proprio l'utilità di questa cosa, ma sicuramente ci sarà un motivo. Come potete vedere, le possibilità in questo caso sono tante. Concludo dicendovi che le fotocamere sono anteriormente una 5 megapixel, mentre sul retro troviamo una 13 megapixel con autofocus e flash LED. C'è l'ingresso Type-C di ultima generazione per una ricarica rapida e ha 6000 mAh di batteria. Come potete vedere, qui abbiamo la tastiera, come detto in partenza, che è un'ottima tastiera, ricorda un pochino quella già vista con gli iPad. Manca ovviamente di touchpad, di trackpad per usarlo con un mouse, ma la digitazione è abbastanza scorrevole. Adesso ovviamente ci dobbiamo abituare a questa nuova questo nuovo layout, anche perché non è quello italiano, ma comunque la velocità di scrittura è abbastanza buona. Quindi ancora non sappiamo i prezzi per questo Galaxy Tab S3, ma siamo sicuri che arriverà in Italia molto presto. Io con questo ho concluso, vi saluto, ciao a tutti da Toni Cassano per TechZilla.it.